Onorevole Angela Napoli, la scarcerazione dei boss è un segnale devastante, l'ha detto anche il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho. È un segnale devastante e che preoccupa, mi preoccupa molto, ma sta davvero preoccupando molti cittadini. Io in particolare è chiaro che lo ritengo devastante al di là dei boss scarcerati che appartengono alla mafia siciliana, Cosa Nostra, alla Camorra. È inutile dire che sono molto preoccupata per le persone che sono state scarcerate appartenenti all''ndrangheta. Io i nomi ormai sono noti, sono riportati da tutta la stampa, quindi sono nomi ufficiali. Ma se pensiamo che ci sono i rappresentanti delle varie cosche dell''ndrangheta. Iniziamo da Bagalà, legato alla cosca Piromalli di Gioia Tauro, Carmine Alvaro, Francesco Mammoliti, Antonio Romeo di San Luca, Rocco Morabito, il fratello del tiradritto, Domenico Antonio Moio, Pasquale Lombardo, Domenico Longo di Polistena, Domenico Pepè, Costantino legato ai Mancuso di Limbadi, Ilo Bianco, Franzè, Diego Forgione, Vincenzo Iannazzo, Filippone, Rocco Filippone di Melicucco, cioè. Ci sono veramente delle scarcerazioni che non possono non preoccupare, non sono figure di poco conto, così come hanno considerato, sono figure che sicuramente una volta scarcerate continueranno a cercare di mostrare la loro presenza e il loro dominio sul territorio. E la preoccupazione aumenta se è vero, come è vero, perché anche questo è riportato da tutta la stampa, che ci sono altre 400 richieste di boss che hanno fatto domanda. È chiaro che loro approfittano delle possibilità che gli sono state date e auguriamoci che adesso l'esame, anche alla luce del fatto che la pandemia è in fase calante, ci auguriamo che arrivi al più presto alla fine e quindi non c'è più la preoccupazione. Io ribadisco che queste scarcerazioni, oltre a preoccupare il cittadino, a preoccupare anche il lato economico, perché noi stiamo uscendo da una pandemia che ha gettato la crisi economica su tutto il territorio, su tutta l'Italia, ma io mi riferisco sempre alla Calabria. Ebbene, questa crisi economica è chiaro che porta la gente alla disperazione e a cadere sotto la piaga dell'usura, usura che viene perpetrata da chi in questo momento ha il denaro e il denaro ce l'hanno quelli dell''ndrangheta. Quindi Quindi la preoccupazione non è solo per l'area militare, per il fatto militare in sé della scarcerazione, ma è legata anche alla possibilità che questi 'ndranghetisti si inseriscano nella struttura economica del nostro territorio e lo faranno sempre a spese
purtroppo dei poveri cittadini che si ritrovano veramente in grande, grande preoccupazione.